Buonasera a tutti, sono qui oggi con un nuovo video. Finalmente mi è arrivato l'ultimo pacco con l'ultimo materiale che mi mancava per completare il blocco motore 2019 e adesso lo apriremo insieme sperando di non trovare delle pietre al suo interno. Il cutter ovviamente non pervenuto, quindi useremo i metodi ignoranti come sempre, ma pare che comunque siano ugualmente efficaci. Ops, spaccato tutto. Ok. Allora, candela di 9A, mai vista in vita mia. Diverso da quella classica che montiamo tutti. Manca anche lo spimpirlino sopra, il cappuccio. È filetto molto più stretto rispetto alla classica BR9S, ad esempio. Poi mi fermerò su questa candela. Ok. La appoggiamo qui sotto. Poi ok, questo è un cavo per la pipetta. Mettiamo qui. Questo dovrebbe essere, sì, la pipetta schermata NGK. Ok. Ok, dobbiamo rimetterlo al suo interno. Questo è il collettore Big Bore per la PM Tuning, dovrebbe essere un interno a 34 mm. Più largo rispetto a quello che monto ora, che dovrebbe essere 28 o 30. Ok. Ci sono anche due guarnizioni incluse. Top. Ok. Mettiamo dentro il suo sacchettino. Ok, e infine, un'altra guarnizione. Beh sì, questa l'avevo comprata in effetti, me l'ero dimenticata. Mettiamo qua. E infine il pezzo forte. Anzi no, partiamo da qui. Guarnizioni Malossi. Ok. Infine il pezzo forte. La testa centrata Kubler, percorso 55. Guardate. Vedete? Il filetto per la candela è più piccolo, quindi questa è la sua candela specifica e non c'è più niente al suo interno. Quindi lavorerà con una candela più piccola. Le guarnizioni saranno le stesse del Malossi e quindi questo è quanto.
Ovviamente quando poi andrò a montare il tutto vi farò sapere, faremo i video io e Farotube, quindi non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale, al mio e al suo ovviamente, per tutti gli aggiornamenti. Per adesso è tutto, un saluto, alla prossima!